Penso che vinciamo, siamo la forza che vince, siamo l'unica forza in grado di governare il paese, quindi questo ci dà una grande responsabilità, ma io penso che i cittadini lo sanno. Il PDL Leone ha detto che Manfredonia comunque è certa la vittoria, la rimonta ci sarà per il PDL. La rimonta ci sarà per il PDL, l'onorevole Leone, ha detto ieri a Manfredonia. Ha detto l'onorevole Leone? Vittoria sarà sicura. È una persona. È di vincere. L'onorevole Leone è una persona che ha un notevole senso dell'umorismo, diciamo, quindi. Invece Grillo la preoccupa? Ma mi preoccupa, sì, mi preoccupa la violenza di certi appelli dai palchi, mi preoccupa il rischio che un sentimento comprensibile di rivolta e di protesta di tanti cittadini finisca nel nulla e nell'essere soltanto un problema per il paese, perché il paese ha bisogno di essere governato, per cambiare, ma di essere governato. Prima di lei, oggi qui a Manfredonia è stato Gianfranco Fini, ha detto con il PD dobbiamo collaborare dopo il 25 febbraio. Guardi, io non credo che sia in questo momento il caso di parlare delle alleanze, perché si vota con un sistema maggioritario e quindi chi avrà un voto in più avrà la guida del paese. Se vince il PD e il centrosinistra, dopo noi dialogheremo anche con gli altri, siamo una forza democratica, non abbiamo la pretesa di avere tutte le verità in tasca, non ci riteniamo autosufficienti. Ma la condizione è che il PD vinca e prenda nelle sue mani la maggioranza per governare. Bersani ha detto che nel caso di vittoria nelle elezioni farà scouting fra gli grillini per sapere se saranno eterodiretti o parteciperanno senza vincolo di mandato. A noi interessano le persone nuove che entrano in Parlamento, noi siamo una forza democratica, abbiamo interesse ad ascoltare gli altri, le loro proposte, le loro idee. A differenza di Grillo, che non accetta domande, che non accetta interlocuzione, che non accetta di discutere con nessuno, questi sono atteggiamenti duceschi, non ci appartengono. Lui pensa comunque che sarà un governo instabile alla fine di queste elezioni o no? Dipende dagli italiani, se gli italiani vogliono un governo stabile, se lo diano con il voto. D'accordo, la ringraziamo, grazie. Salve, grazie. In questi giorni comizi di chi non ha l'ambizione di governare il paese, di chi ha soltanto voglia con la violenza di cacciare tutti, di chi chiede di bombardare le istituzioni, comizi infarciti di parolacce, non riesce a dire una frase senza dire parolacce anche abbastanza pesanti. Ma secondo voi uno così potrebbe mai diventare il capo di un governo serio come l'Italia? E cosa fate senza dire poi dove si prendono i soldi, utilizzando lo stesso linguaggio che provare a costruire un futuro migliore? Grazie, la parola a Massimo D'Alema. Buonasera, e ancora una volta voi mi scuserete perché l'abitudine a tenere qui a Manfredonia l'ultimo comizio della campagna elettorale, che è una bella abitudine, anche perché normalmente c'è il piacere di questo incontro, che è sempre un incontro caloroso con molti cittadini in una città che rappresenta davvero qualcosa di importante per il movimento operaio, per la sinistra, per tutti noi. Naturalmente quando si arriva a fare l'ultimo comizio uno ha poca voce, qualche volta mi è capitato di averne proprio pochissima. Dei ricordi, campagne elettorali di una stagione diversa, in piazza, e anche questa volta arrivo abbastanza stanco, ma una parola voglio dirlo. Michele Bordo diceva nel mio ultimo discorso da parlamentare pugliese, sì, è vero, pensavo a questo particolare, no? L'espressione ultimo discorso non mi piace perché non sarà l'ultimo discorso, sarà ancora. Però lasciate che io, lasciando il mandato parlamentare, esprima a voi, come ho fatto anche a Cerignola, il primo sentimento che ho incontrandovi.
dopo che per 25 anni sono stato parlamentare di questa regione, del Salento, della Puglia, il primo sentimento è dirvi grazie. Grazie, grazie per questi lunghi anni, per la fiducia, per il cammino che abbiamo percorso insieme. E anche dire che io continuerò ad essere partecipe alla lotta politica, ecco, non vorrei che si drammatizzasse, essere deputati è un lavoro, si può cambiare, ho cercato di farlo bene, ho cercato di farlo sempre guardando gli interessi di questa terra, ci sono altri che lo faranno bene, abbiamo una lista forte, rinnovata, abbiamo personalità forti e sperimentate come Michele, abbiamo persone giovani, abbiamo molte donne, abbiamo una bellissima lista. Io mi sento sereno, noi daremo che si volge anche contro tutto e tutti e che rischia di indebolire la vita democratica e di rendere difficile la ripresa del paese. E più a fondo ancora